vecchio orologio. Fa lo stesso, fa lo stesso. Ah, ma caro amico, perché rischiare di rompervi una gamba saltando dalla finestra? Ah, 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 è sciocco, no? Ah, sì, tanto più io credo che sì, ci potremo mettere d'accordo. Perché ho notato una cosa. Voi non avete gridato, vero? Sì, e questo in un certo modo è sorprendente. Dopotutto, se aveste gridato al ladro, io non ci avrei trovato niente di strano. All'assassino, per esempio, è una cosa naturale. È logico che si schiamazzi un po' quando ci si trova tra persone che non ispirano fiducia. Oltre a tutto, questo non ci avrebbe dato nessuna noia. E sapete perché? Grida. Ah! Visto? Questa casa è sorda. Assolutamente. Sì, non avrà molti altri pregi, ma questo ce l'ha. Ah, sì, sì, bisogna riconoscerlo. Voi non lo sapevate, però. Eppure avete preferito non gridare. Se non ci tenete che arrivi la polizia, neanche voi, neanche voi. Ah, sì, sì, deve essere come dico io. Quindi credo che potremo metterci d'accordo. Poco fa ho detto un po' di sciocchezze, lo riconosco, ma adesso cerchiamo di ragionare. Io non voglio approfittare della situazione, no, no, io non voglio rovinarvi. Mi servono soltanto 200.000 franchi. Ragionevole, no? Ma non pretendo neanche che li abbiate in tasca. Mi basta semplicemente che scriviate ciò che io vi detterò. Scrivere? Ah, vi prevengo che non sono disposto ad ammettere che non sappiate scrivere. No, dico solo che non posso scrivere con le mani legate. Ah, oh, troppo giusto! Gli slego una zappa. Sì, bene, ma con giudizio. Niente con paura. Giudizio, con giudizio. Bene, bene, bene. Allora, io ho detto, eh? Oh, cara figlia. No, 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 diciamo figlia mia. Scritto? Sì. Vieni subito. Le date del tu, vero? A chi? A Cosetta. Non la conosco. Ah, lo stesso, basta che scriviate. Figlia mia, vieni subito. Ho assolutamente bisogno di te. Segui con fiducia la... No, cancellate queste parole, no. Queste due parole, no, non vanno. Potrebbero farle insospettire. No, dite più semplicemente. Ecco, segui la persona che ti porgerà questo biglietto e che ti porterà da me. Ah, molto bene. E adesso firmate il vostro nome, per favore. Per chi è questa lettera? Lo sapete benissimo. Firmate. Vedere. Urbain Fabre. Vediamo se corrispondono le iniziali sul fazzoletto. Ci sono? Ah, eccole qua. UF corrispondono. Bene. E il vostro indirizzo? Saint-Dominique 18. Oh. Sei un genio! D'accordo, d'accordo. Tu adesso sai cosa devi fare. Carrozza, prendere fanciulla e portarla qua. Vai anche tu, ma vieni fuori di vista. Attenta alla lettera, un pezzo di carta con 200.000 franchi, dove l'hai messa? Ma qua, sullo stomaco! Ah, bene, va presto, ma sbrigati.
Nessuna domanda? Già. Penso che abbiate le idee chiare. Non dovete essere un cretino. Io mi limiterò a sottolineare due cose. Primo, che voi siete nelle nostre mani e noi saremo dolenti di doverle adoperare. Secondo, che resterete qua, legato, fin quando non arriverà la piccina. Poi Cosetta resterà qua a farci un po' di compagnia. In fondo è un po' casa sua questa. E voi andrete a prendere i quattrini. Poi i quattrini a me e la piccola a voi. Obiezione? Meglio così. Dove è finito Montparnasse? Da basso con la tua maggiore. Sai cos'è una prigione? 10 pollici di fango per terra, la volta di pietra, una catena alla gola. Se dormi, ti strangoli. Ti buttano il pane nel fango e tu devi imparare a farlo salire col piede lungo la tibia. Nessuno! In Rue Saint-Dominique, al numero 18, nessuno! Monsieur Urbain Fabre, nessuno sa chi sia, indirizzo falso! Ti hai finocchiato! Tenardi, tu sei troppo buono, te lo dico sempre io. Tanto per cominciare, io gli avrei fatto assaggiare un po' dei tuoi ferri, l'avrei fatto cuocere vivo. Nessuno al 18 di Rue Saint-Dominique. E io come sono scannata a correre, ecco, ho dato anche la mancia al vetturino. È tutto per niente. Ma gliel'avrei fatta sputare io, dove si trova quella smorfiosa. Cosa credi di aver fatto? Eh? Cosa pensi di aver guadagnato? Ho guadagnato tempo! Sta tranquillo, compare, è ancora legato per una zampa e ne rispondo io di quel nodo! Disgraziati! Ma cosa credete? Che abbia voglia di difendere la mia vita? Eh? Che ne valga la pena? Se vi siete messi in testa di farmi parlare, di farmi dire quello che non voglio dire... Ecco, guardate. Miserabili. Non abbiate paura di me più di quanto io ne ho di voi. Fate di me. Riponi cagnotti! È la scrittura, riponi! Ma da dove è piovuto? Dalla finestra, via, senza chiacchiere! E senza far fuori l'amico! Già, questo è proprio il momento, va! Fuori! Oh, no! No, no! No! Buonasera, Brighenai! Salve, vabbè! Vivillard, Claxou! Ci siamo tutti, eh? Giurido! Calma, signora mia. Siete una signora, una donna almeno? Dove sono le mie figlie? Al fresco. Tu sei l'imperatore di tutti i diavoli, Javert. A proposito. C'è un borghese nella stanza. La vittima. Non c'è più. Come? Visto, se l'è svignato lui! Ha un bordo affilato. È con questa che l'amico ha tagliato la corda. Questi soldi coltello. Li ho già visti. Patolone, i forzati, sono specialisti per queste cose.
Bene. Abbiamo preso il boia, sua moglie e gli aiutanti, ma la vittima se l'è squagliata all'inglese. Doveva essere il meglio.